Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, a quanto pare, Lulu Selassie starebbe molto male. Stando ad un'indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica riportata sui social, la principessa mangerebbe a malapena e piangerebbe tutto il giorno. Ma non è tutto, si parla anche di una presunta verità, riguardo alla rottura tra i due, diversa da quella che conosciamo noi. Di che cosa si tratta? Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo si sono lasciati ormai qualche giorno fa. La notizia dell'avvenuta rottura ha fatto il giro del web, lasciando tutti i fan letteralmente sconvolti e senza parole. E dall'altra parte, scatenando le reazioni più disparate. Molti personaggi dello spettacolo e non sono intervenuti al riguardo dicendo la loro opinione. Proprio ieri durante la puntata di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso è intervenuto Alex Belli, ex compagno di avventure al Grande Fratello VIP con Manuel e Lulu. Lulu Selassie piange. L'attore di 100 vetrine ha detto la sua svelando come al momento dell'effettiva rottura tra i due, tutte e tre le sorelle Selassie fossero da lui per uno shooting fotografico. Oppure qualche giorno fa in un'intervista a Casa Chi, è intervenuto Gianmaria Antinolfi, amico stretto di Manuel ma anche molto legato alla principessa Selassie. L'ex Geffino ha spiegato che secondo lui, per come conosce il ragazzo, se ha preso una determinata decisione è perché non si trovava in una situazione di tranquillità e serenità, cosa per lui fondamentale. Anche perché in questo momento avrebbe altre priorità oltre l'amore. Ma invece che cosa cita l'indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica? Lulu Selassie, come sta realmente dopo la rottura con Manuel? Dopo la notizia dell'avvenuta rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie, se ne sono dette di ogni riguardo ai reali motivi. Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, investigatore social su Instagram. Ribadiamo che si tratta di un'indiscrezione, che racconta di come starebbe al momento la principessa. E inoltre di come sarebbero andate realmente le cose tra le due famiglie. Sul suo account Instagram, Alessandro Rosica ha così condiviso un post con una foto di Manuel e Lulu e nella didascalia ha parlato dell'indiscrezione. Ha dapprima spiegato che la storia tra i due ex Geffini non sarebbe mai iniziata sul serio a causa dei continui divieti del padre di lui. Fin dal primo giorno la famiglia di Manuel non avrebbe visto di buon occhio Lulu, la sua famiglia e i suoi amici perché lontani dal modo di vivere del figlio. Poi ha parlato di come starebbe effettivamente e attualmente la principessa, sta malissimo, piange notte e giorno e mangia a malapena, d'altronde potremmo capirla, dato che è stata lasciata da un assurdo comunicato ANSA. Ecco cosa ha detto. Ribadiamo che quanto detto finora e quanto sveleremo qui di seguito fa parte di un'indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, quindi al momento nulla di confermato. Nel suo racconto ha proseguito svelando il presunto reale motivo per cui si sarebbero lasciati. A quanto pare, Franco Bortuzzo e la famiglia di Manuel avrebbero sempre visto Lulu come una possibile minaccia per il figlio per un motivo prettamente economico. Il tragico incidente di Manuel Bortuzzo ammonterebbe a 10 milioni di euro, e dati i recenti accertamenti sulle Selassie, non se la passerebbero bene, quindi avrebbero sempre visto Lulu come una vera e propria minaccia rivista solo per la stabilità economica gigantesca di Manuel. Sarà realmente così? Non ci resta che attendere aggiornamenti al riguardo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.